Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Un caro saluto da tutti Messina, a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di Radio Caris. Oggi studio con noi quattro giovani che hanno scelto di dedicare la propria vita a Cristo e di seguire le sue opere, giovani che spendono la propria vita per gli altri. Un benvenuto ai nostri seminaristi. Luca Roccaro. Ciao a tutti. Simone Cassiba. Salve a tutti. Giuseppe Cascone. Salve a tutti e buona Pasqua. E Alessio Leggio. Salve a tutti. In questo giorno di festa importante per i cristiani, volevo chiedervi come vivete la Pasqua prima di questa scelta e cosa invece è cambiato da adesso in poi. Luca, per te. Prima di intraprendere questo percorso... Io vivevo la Pasqua in parrocchia e la vivevo attraverso il servizio del ministrante. Infatti noi in parrocchia preparavamo tutta la Settimana Santa con il gruppo ministranti e quindi si cercava di vivere questo triduo, come sai, con la domenica di Pasqua attraverso una preparazione previa per poi arrivare alla domenica di Pasqua e la si viveva proprio nello spirito del servizio, attraverso la preparazione delle varie celebrazioni e questo poi ovviamente portava una ventata diversa nel mio spirito perché comunque vivere la Pasqua attraverso le varie funzioni portava una novità nel cuore perché comunque si viveva veramente quella che era la passione attraverso quella porta d'ingresso che era l'entrata di Gesù a Gerusalemme fino alla Pasqua e quindi si viveva la passione di Cristo fino al momento in cui noi celebravamo la viglietta del sabato santo la pasqua del signore e quindi c'è veramente questo passaggio e lo sperimentavo personalmente dalla passione a Cristo risorto per te invece Simone anch'io come Luca ho sempre fatto parte del gruppo dei ministranti però ammetto che qualcosa è cambiato prima della mia scelta diciamo che prima vivevo la pasqua forse in maniera un po' inconsapevole poi con gli studi di teologia e diciamo anche la mia maturazione personale nel percorso di fede, molte cose sono cambiate. Provengo dalla parrocchia dell'Annunziata a Comiso dove la festa di Pasqua è molto sentita, soprattutto la domenica, un momento di grande festa, di folklore e tradizione. Quindi, magari prima mi concentravo solo sull'aspetto folcloristico della Pasqua. Via via col tempo sono cambiate tante cose, anche perché c'è un fattore personale che mi ha portato a cambiare la visione della Pasqua, ma direi della vita in generale. Mi riferisco alla morte di mia madre, quando ho diciamo fatto esperienza della morte e del lutto, se non esperienza diretta, ma comunque sia un'esperienza appunto direi sapienziale, mi sono reso conto che davvero la Pasqua è un passaggio e quindi questo passaggio dalla morte alla vita. Giuseppe, per te invece? Per me, accodandomi a quello che dicevano sia Luca che Simone, vissuta sì, sempre all'interno del gruppo dei ministranti, però vissuta nell'ottica di una preparazione continua delle cose da fare, non tanto vissuta piena, cosa che invece è cambiata nel momento in cui sono entrati in seminario. E davvero vero sperimentato, e sperimento tuttora, come la Settimana Santa è la lettera d'amore che Dio ha per noi e ce la consegna tutti gli anni, consegnandoci il Suo Figlio. E proprio questo mi porta a sperimentare nei vari. Passaggi giovedì, venerdì, sabato santo, nelle varie giornate, con grande intensità, aiutato anche dall'ascolto della lettura, dai riti suggestivi della settimana santa, viene in mente la banda dei piedi, l'adorazione della croce, proprio come è possibile passare dalla morte alla vita, e il Signore ci ha insegnato proprio questo. Alessio per te i ricordi che ho della Pasqua prima di entrare nella comunità del seminario sono duplici in quanto le feste di Pasqua erano anche occasione per andare dai nonni in provincia d'Agrigento in un paesino si chiama Naro in cui la Pasqua è molto sentita quindi ho i ricordi sia della Pasqua agrigentina sia di quella ragusana vissuta nella mia comunità, anch'io facevo il ministrante, quindi mi accodo ai miei fratelli di seminario e quindi c'erano tante cose da fare, ma in queste tante cose da fare naturalmente prevaleva sempre il discorso del servizio, quindi anche il preparare proprio con attenzione ogni singola celebrazione mi ha fatto sempre più innamorarmi della liturgia, innamorarmi pure del mistero che stavamo celebrando in quei riti. Quindi i miei ricordi sono sia l'amore per la liturgia e quindi per quello che si viveva nella settimana santa, sia anche per il legame con la famiglia. Credo anche che queste feste, per tanti di voi ascoltatori, sono anche occasione per rivedere persone magari da tanto tempo non si vedono ed è anche questo frutto forse bello che il Signore risorto ci vuole fare. D'altronde il Signore quando appare ai discepoli li trova spesso sempre in compagnia, quindi è anche occasione bella per lo stare insieme. Con quale sentimento oggi vi accostate e vi preparate alla Pasqua? Luca per te? Il sentimento con cui vivo alla Pasqua lo riprendo dalle parole di San Paolo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Quindi il sentimento è quello sempre di vivere una vita alla ricerca di Cristo, di questo Cristo che è risorto. E sempre riprendendo le parole di San Paolo, che dice: Va nella vostra fede se Cristo non è risorto. Per dire veramente che vivere la fede del Cristo risorto significa vivere una fede autentica e vera. E se questo non accade nella nostra vita. Forse dovremmo riprendere un po' il nostro cammino. Quindi il sentimento con cui vivo la Pasqua, quest'anno soprattutto, è quel sentimento sempre di ricerca del Signore e di questo Signore che è risorto. Giuseppe, per te? Per me vivere la Pasqua quest'anno assume un significato nuovo, particolare. Ancora nel cuore ho la gioia e la trepidazione dell'ordinazione diaconale vissuta proprio qualche settimana fa. E vivere la Pasqua davvero diventa il passaggio per passare dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. E quindi se nel cuore ci sono davvero tanti sentimenti di gratitudine per le meraviglie che il Signore compie, c'è anche tanta gioia, perché dopo aver pianto la morte dell'unico maestro, adesso è il momento di esultare di grande gioia, perché l'unico maestro davvero non è morto, ma è risorto e sa consegnarci sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare. Faccio mia volta per volta il Vangelo che ascolteremo proprio il giorno di Pasqua quando Gesù camminando con i discepoli di Emmaus dice perché il vostro cuore è triste. E allora Gesù nello spezzare il pane ancora una volta gli rivela che il suo amore è per sempre ed è un amore che sa andare al di là della morte. Simone, per te invece? Mi piace guardare alla Pasqua proprio come hanno fatto le donne la mattina di Pasqua quando si recano al sepolcro e trovano il sepolcro vuoto. Questa era la più grande novità è il fatto che Cristo è risorto e con la sua morte veramente ha spezzato tutte le catene che ci opprimono. Sento che anche con me Cristo ha fatto questo e lo fa ogni anno quando noi celebriamo la Pasqua. Credo che nel percorso spirituale mio personale io sia cresciuto veramente tanto e ogni anno Posso dire che Cristo mi ha liberato da tante catene che mi portavo dietro, e questo forse è il messaggio più grande e più bello, quindi, proprio un messaggio di liberazione. Alessio, invece, per te? Per me, diciamo che mi sono immedesimato tanto nel dialogo che abbiamo ascoltato la Domenica delle Palme tra Gesù e Pietro. I discepoli si scandalizzarono e Pietro fece resistenza anche a questo detto di Gesù. Però ho letto anche il lato positivo in quello che diceva il Signore, in quanto il mistero pasquale che noi celebriamo deve portare scandalo. È un grosso rischio quello di noi cristiani, e che andiamo a messa tutti i giorni, che partecipiamo tutti i giorni a messa, è il rischio di abituarci. Quindi se lasciamo andare, diciamo, il susseguirsi. Delle celebrazioni, ci possiamo accorgere davvero che c'è un qualcosa che ci scandalizza, che ci scuote nel profondo del nostro cuore. Quindi, per me, quest'anno la Pasqua è riappropriarmi di questo scandalo che appartiene a ogni cristiano e che noi non dobbiamo perdere perché quello che stiamo celebrando è il Signore che è morto per noi e che è risorto per noi. E quindi, prendere coscienza di questo, naturalmente, non può far altro che far spiccare il volo anche nella vita spirituale, nella vita delle nostre comunità. Quale valore assume nella società oggi il significato pasquale? Giuseppe, per te? Siamo immersi in una società che corre in continuazione, una corsa frenetica nei confronti del tempo e il tempo sembra quasi non bastare mai. Quindi con la Pasqua ci è offerta la possibilità di poterci fermare un attimino e riflettere sull'opera grande di Dio che ha compiuto per noi ma anche su noi stessi. Al giorno d'oggi la Pasqua forse sta diventando piano piano, come il Natale, una festa davvero consumistica, davvero una festa in cui non ci si ferma e non si riflette quasi più. Luca, invece per te? Io mi accodo alle parole di Giuseppe, perché io ho paura che il significato della Pasqua oggi venga trascurato dalla società odierna, da quella società lontana. Dalla Chiesa, da quella società che vive questi momenti solo come momenti, come diceva Giuseppe, a consumistico. Spero e credo però fortemente che la Pasqua possa essere vissuta. A livello familiare, quindi di aggregazione della famiglia, di riunione della famiglia, e che questo possa portare uno spirito bello nella famiglia, uno spirito di comunione, anche di ritrovarsi insieme. Quindi, questo si può evidenziare per quanto riguarda un valore della Pasqua nella società odierna. Alessio, invece per te, io credo che la società abbia perso memoria di alcuni sostrati, anche di fede cristiana attuali, ad esempio, l'uovo di Pasqua. Magari tutti i nostri bambini fanno a gara per avere l'uovo di Pasqua è più bello ma quasi nessuno sa qual è l'origine dell'uovo di Pasqua. Quindi l'uovo in sé è proprio un simbolo della Pasqua in quanto cela il pulcino e non fa altro che celare quella vita come il sepolcro ha celato la vita di Gesù. Quindi Potrebbe essere anche questo forse un modo per risignificare la Pasqua, quindi far accorgere a eh, quanti ci circondano che talvolta cose che facciamo in maniera inconsapevole hanno un rimando cristiano e magari anche i nostri bambini, aprendo quell'uovo di Pasqua, trovando la sorpresa, si potrebbero ricordare che la più bella sorpresa che ricevono nella propria vita è proprio il Signore, che è venuto come appunto una più bella sorpresa per ciascuno di noi. Simone? Credo che il messaggio anche fondamentale per la società del nostro tempo, ahimè contrassegnata da individualismo e da tanti conflitti, assistiamo alle guerre oggi in Ucraina, ma anche in Terra Santa, bisogna ricordare che il risorto viene... E appena risorto dai morti, il saluto che Gesù dà ai suoi è pace, pace a voi. Quindi la vera pace, secondo me, va ricercata proprio nella figura di Cristo risorto. Noi ogni anno commemoriamo la Pasqua, viviamo questo evento perché si tratta appunto di un memoriale, non è solo un evento da riportare al cuore, ma la Pasqua accade ogni anno. Quindi forse la vera pace anche che tanto la società desidera. Anche il Salmo no? ci ricorda, domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano. Allora la vera pace è da ricercare proprio nella persona del Cristo risorto. Un augurio invece che volete rivolgere da giovani ai giovani e a chi ci ascolta. Qual è? Giuseppe per te? Pasqua vuol dire proprio passaggio. E allora l'augurio che posso fare è proprio quello di passare dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. L'augurio da fare anche ai ragazzi è quello di non avere paura: non c'è mai un troppo di sbagliato a cui non si possa rimediare. A tutto c'è rimedio. Alla morte stessa Gesù ha posto rimedio con la sua resurrezione e allora magari l'augurio può essere quello di livellare un aspetto del nostro carattere, la nostra personalità. E un aspetto all'anno sono certo che nel corso di diversi anni riusciremo a diventare uomini nuovi, uomini pasquali, uomini davvero pieni di gioia e di speranza per gli altri. Alessia? L'augurio che voglio fare è quello di lasciarsi stupire dal modo in cui i cristiani celebrano la Pasqua. Noi giovani siamo abituati a volte a fare le nottate per andare in discoteca o per una festa, e sapere che il Sabato Santo ci sono tante persone di tutte le età, anche molto anziane, che stanno sveglie per la veglia fa interrogare. Quindi cos'è che spinge una persona anche a fare sacrifici, anche in famiglia, a preparare tutto per tempo per dare questa priorità al Signore? Credo che questa sia qualcosa che lascia interrogare ogni persona. Quindi perché tu ti stai spendendo così tanto per quel Dio che ha dato la vita per te? E credo che noi giovani non siamo indifferenti al dono della vita, non siamo indifferenti al dono del nostro tempo. Quindi, quindi lasciatevi davvero sorprendere anche da come si celebra la Pasqua, magari trovando anche nelle nostre case le nonne, le zie che fedelmente vanno in tutte le celebrazioni, allora ci potremmo davvero interrogare e magari fidandoci di loro potremmo andare con loro. Perché il mistero pasquale o si vive o non si può mai capire. Quindi lasciamoci davvero inebriare da questo mistero e affidandoci a chi ha fatto esperienza dell'incontro col Signore e forse anche noi potremmo dire ho incontrato il Signore. Luca? L'augurio che voglio fare ai giovani è di vivere questa Pasqua ricordandoci che la morte è stata vinta da Cristo che è morto e risorto per noi quindi il sepolcro non deve diventare un punto di arrivo ma un punto di inizio e quindi la croce la sofferenza deve essere veramente vissuta come una transizione un passaggio per poi ecco, arrivare a quella vita eh, da risorti quindi vivere anche quelle piccole grandi sofferenze quelle ansie quelle paure di cui magari tanti giovani vivono Viverli con la consapevolezza che sono un passaggio per una gioia più grande e futura. Simone? Ai giovani mi sento di dire soltanto non smettete mai di essere inquieti perché è in quella sana inquietudine che si può trovare veramente la speranza e non permettete mai a niente e nessuno di... Lasciarvi turbare anche dalle difficoltà più grandi, perché, come abbiamo detto, Cristo veramente ha vinto la morte e quindi il male non potrà mai prevalere sul bene. E ai radioascoltatori in generale mi sento di rivolgere l'augurio con le parole della Liturgia Bizantina del giorno di Pasqua. Nella Liturgia Bizantina leggiamo: Cristo è risorto dai morti, con la morte ha vinto la morte. E a quelli che erano nelle tombe ha donato la vita. Allora usciamo dai nostri sepolcri perché ci aspetta veramente la vita. Buona Pasqua. Grazie ragazzi per aver accettato il nostro invito e un augurio di buona Pasqua a tutti e soprattutto un augurio di pace e di fraternità. Avete ascoltato voci della chiesa Iblea un programma della redazione di Radio Cari Sim Blu Ragusa